Questo è oggi Vallone Guidotti. Qui siamo in Lama San Giorgio, la lama che lambisce la chiesa dell'Annunziata. L'intenzione di Regione Acquedotto Pugliese è quella di portare qui lo scarico del depuratore di Casa Massima. In sostanza di scaricare le acque reflue depurate dalla fogna in un luogo che la stessa Regione Puglia classificherà parco naturale con una legge il cui iter amministrativo è in corso da anni. Cosa succederà in Lama San Giorgio quando arriveranno le acque del depuratore? Come cambierà il suo paesaggio? Cosa accadrà al suo ecosistema? Per avere un'idea di quello che con molta probabilità succederà nel Vallone Guidotti lungo il percorso della lama, siamo andati ieri a vedere qual è la situazione nella lama Picone ad Acquaviva, dove già da tempo scarica le sue acque reflue il nuovo depuratore di quella città. Quello che abbiamo visto è raccapricciante, l'odore di fogna ed acqua inquinata è forte e prende alla gola.